Ecco, dottoressa Mora, senta, la sua ad Amburgo è stata un'esperienza, è un'esperienza importantissima, no? Direi. Ecco, che cosa porterà di nuovo, ad esempio, per quanto riguarda l'azienda sanitaria di Varese, oppure i suoi studi che ha effettuato sul campo, che cosa hanno portato, che cosa hanno rilevato e cosa serve? Beh, l'esperienza che sto facendo in questi mesi in Germania è fondamentale per poter migliorare quelle che sono le opzioni di cura dei malati che abbiamo anche a Varese, affetti dalle diversi tipi di leucemia acuta e cronica, per la quale il trapianto allogenico che sto apprendendo in questi mesi è in indicazione in alcune condizioni e può fornire un'opzione di cura in più, soprattutto perché si tratta di pazienti che sono al di sotto dei 70 anni, quindi molto giovani, che avrebbero un'aspettativa di vita prolungata se si effettuasse il trapianto allogenico. Per me è molto importante poter portare queste conoscenze nella nostra realtà locale che si sta espandendo molto in fretta e al quale effettivamente manca la parte di trapianto allogenico e per la quale effettivamente dovremmo al più presto e vogliamo al più presto essere competenti per i pazienti del nostro territorio. E inoltre sto apprendendo anche un'altra tecnica innovativa che è quella la tecnica delle CAR-T, sono dei linfociti, quindi un tipo di globuli bianchi ingegnerizzati del paziente stesso che possono essere reinfusi al malato e che sembrano essere dagli ultimi studi veramente molto promettenti nella cura di alcuni tipi di linfomi, di leucemie che al momento vengono considerati refrattari alle terapie standard. Si tratta sempre di pazienti spesso giovani, quindi credo che il messaggio, oltre che un messaggio di conoscenza tecnica, sia anche un messaggio di speranza per poter migliorare quelle che sono le opzioni di cura nel nostro territorio. Senta, linfomi e leucemie, parlando di dati, qual è la situazione sul nostro territorio, ad esempio? Beh, nel nostro territorio la situazione è effettivamente quella di una realtà, parlo per l'ematologia di Varese, in crescita. Effettivamente abbiamo un numero di pazienti sempre in incremento. I nostri posti letto in reparto attualmente sono 12 e il day hospital e l'ambulatorio è molto frequentato da pazienti non solo della realtà varesina e delle realtà della provincia, ma anche da zone fuori del bacino provinciale. Quindi c'è sempre una richiesta maggiore di cura per i malati ematologici e ad esempio il nostro day hospital ha registrato un 30-40% in più di attività nell'ultimo anno. Questo quindi significa che c'è una richiesta da parte del territorio molto forte e questo ci spinge ovviamente a dire di dover investire sulla realtà di Varese. Ecco, investire nella realtà di Varese si parla anche di investimenti economici, immagino, no? In tal senso la Regione Lombardia mi sembra che risponda abbastanza bene. Assolutamente, ovviamente questa è una domanda da porre probabilmente più al mio primario, però ecco, devo dire che sicuramente c'è una volontà anche da parte della dirigenza della SST Sette Laghi di essere vicina all'ematologia stessa e poi ricordiamo anche il contributo non istituzionale ma non meno importante da parte delle associazioni locali che sono molto vicino ai malati. Faccio riferimento ad esempio al gruppo dell'Associazione Italiana Leucemia, Linfomi e Mieloma, la sezione di Varese, molto supportata anche dal gruppo Alpini, la sezione locale del gruppo Alpini. Si tratta quindi di un aiuto che arriva non solo dalle istituzioni ma anche dalla cittadinanza stessa e questo è importante sia per noi sia per i pazienti stessi che sentono la vicinanza anche del territorio.